sul bordo del letto. Nel caminetto ardeva un gran fuoco. Sulla tavola giapponese due tazze da tè, una di fronte all'altra, affiancate da una teiera fumante vicino alla zuccheriera e alla caraffa del rum. Il conte de Sallur buttò su una sedia cappello, guanti e pelliccia, mentre la contessa, dopo essersi tolto il mantello da sera, si ravviava i capelli alla specchiera. Faceva un grazioso sorriso a se stessa, mentre giocherellava coi ricciolini alle tempie, muovendo la punta delle dita, fini e luccicanti di anelli. Poi si volse verso il marito, che da qualche istante la stava guardando e sembrava esitare, quasi contrariato da un pensiero segreto. Finalmente lui disse: «Siete stata abbastanza corteggiata stasera?» «Lo credo bene. E infatti io facevo una figura quasi ridicola. Che cos'è? Una scenata? Volete farmi dei rimproveri?» «No, cara amica. Dico solamente che quel signor Burel è stato quasi sconveniente con voi e, se avessi avuto dei diritti, mi sarei sentito offeso.» «Siate sincero, amico mio. Oggi pensate diversamente da un anno fa, quando ho saputo che avevate un amante di cui eravate innamorato. Proprio non facevate caso se ci fosse o no un uomo a farmi la corte. Vi dissi il mio dolore, vi dissi, proprio come avete fatto voi questa sera, ma forse con maggior ragione. Caro, voi compromettete la signora de Servi, mi fate dispiacere e mi coprite di ridicolo.» «Che cosa mi avete risposto allora?» «Mi avete fatto capire, con chiarezza, che ero libera, che il matrimonio tra persone intelligenti è soltanto un'associazione di interessi, un legame sociale, ma non morale. È vero o no? Ma avete fatto capire che la vostra amante era infinitamente meglio di me, più seducente, più femmina. Avete detto più femmina. Tutto questo, naturalmente, in mezzo ai soliti complimenti di una persona ben educata, espresso con tante attenzioni riguardose e con tanta delicatezza a cui mi inchino. Comunque, allora capii benissimo. Siamo rimasti d'accordo che da quel momento in poi avremmo vissuto insieme, ma completamente separati. Nostro figlio avrebbe rappresentato l'unico legame tra noi. Mi avete fatto quasi capire che volevate salvare unicamente le apparenze e che se volevo, se mi fosse piaciuto, avrei potuto avere un amante, a patto che la relazione rimanesse segreta. Avete fatto una lunga e ben congegnata predica sulla perspicacia delle donne, sulla loro abilità nel rispettare le convenienze e via di questo passo. Amico mio, io ho capito benissimo. Allora eravate molto innamorato della signora de Servi e il mio affetto, legittimo e legale, vi dava fastidio. Sicuramente ero d'ostacolo nelle vostre manovre. Da allora in poi abbiamo vissuto da separati. Andiamo insieme in società e facciamo ritorno a casa insieme. Poi ognuno se ne va per conto suo. E adesso, da un mese o due, vi siete messo a far la parte del marito geloso. Che significa? Amica mia, io non sono per niente geloso, ma ho il timore che vi possiate compromettere. Siete giovane e vivace. Amate l'avventura. Un momento, se volete parlare di avventura, facciamo il confronto tra noi. Non scherzate, per piacere. Vi parlo da amico che ha buon senso. Quanto avete detto sinora è molto esagerato. Ah no, voi avete parlato per primo, confessandomi la vostra relazione, e cioè dandomi il permesso di fare come voi. E io non l'ho fatto. Permettete, lasciatemi parlare. Non l'ho fatto. Non ho un amante. Non ne ho avuti sinora. Sono in attesa, cerco, ma non ho ancora trovato. Vorrei una persona per bene, uno migliore di voi. Vedete, vi faccio un complimento e voi neppure ve ne accorgete. Mia cara, tutti questi scherzi sono completamente fuori luogo. E invece io non sto affatto scherzando. Mi parlaste del XVIII secolo, mi faceste capire di avere i gusti del periodo della reggenza. Non ho dimenticato niente. Il giorno in cui mi farà comodo non essere più quella che sono ora, per quanto possiate fare, statemi bene a sentire. Senza neanche accorgervene, anche voi sarete cornuto, come tanti altri. Ma come potete dire parole simili? Parole simili? Ma se vi siete tanto divertito, quando la signora de Cher disse che de Servi sembrava un cornuto alla ricerca delle sue corna.
Quello che può parere divertente sulle labbra della signora De Cher non è adatto alle vostre. Non è vero? Se la parola cornuto vi fa ridere quando viene applicata al signor De Servi, non deve dispiacervi quando viene riferita a voi. È questione di punti di vista. D'altra parte, io non tengo a usare quella parola. L'ho pronunciata soltanto per vedere se eravate maturo. Maturo? Per cosa? Per diventarlo. Quando un uomo si urta, se qualcuno usa quella parola, vuol dire che ha la coda di paglia. Fra qualche mese sarete pronto a ridere se parlerò di quegli argomenti. Sì, perché quando uno è così, ci ride sopra. Stasera siete proprio impertinente. Non vi ho mai veduta così. Ah, certo, sono cambiata in peggio. Colpa vostra. Basta, cara. Ora facciamo un discorso serio. Io vi prego, vi supplico di non incoraggiare, come avete fatto questa sera, le sconvenienti galanterie del signor Burrell. Che dicevo? Siete geloso. No, niente affatto. È solo che non voglio apparire ridicolo. E se vedrò ancora quel signore parlarvi sulle spalle, o piuttosto sui seni, si vede che cercava un megafono. Gli tirerò le orecchie. Non vi sarete innamorato di me? Anche una donna meno bella di voi potrebbe dirlo. Ma guarda un po'. La verità, però, è che io non sono più innamorata di voi. Dopo essersi alzato, gira attorno alla poltrona e, quando è dietro alla moglie, le dà un rapido bacio sulla nuca. Lei, rialzandosi di scatto e fissandola, smettetela con questi scherzi. Siamo separati. È finito tutto. Su, non vi arrabbiate. Vi trovo deliziosa da qualche tempo. Si vede che sono migliorata e che anche voi mi giudicate matura. Deliziosa. Cara, avete due braccia, un incarnato e le spalle, che piacciono tanto al signor Burrell. Come siete cattiva. Invece è vero, non conosco nessun'altra donna seducente come voi. Siete a digiuno. Come? Ho detto, siete a digiuno. Che vuol dire? Vuol dire che quando uno non ha mangiato e ha fame, si persuade a ingoiare piatti che in altra occasione avrebbe trascurato. Io sono la pietanza trascurata in un primo momento e che stanotte vi piacerebbe mettere sotto i denti. Marguerite, chi vi ha insegnato a parlare in questo modo? Voi, proprio voi. Statemi a sentire. Dopo la rottura con la signora De Servi, avete avuto, per quanto ne so, altre 4 amanti, sgualdrine questa volta, ballerine e roba del genere. E perciò, come volete che spieghi, se non con un momentaneo digiuno, le vostre velleità di stasera? Sarò sincero, brutalmente sincero, senza mezzi termini. Mi sono innamorato un'altra volta di voi. Veramente, innamorato pazzo. Ecco. Guarda, guarda, e così vorreste ricominciare? Sì, signora. Stanotte? Oh, Marguerite! Bene, così vi siete offesi un'altra volta. Mio caro, intendiamoci, fra noi non c'è più niente, vero? Sono vostra moglie, d'accordo, ma una moglie libera. Stavo per impegnarmi con un altro. Voi mi chiedete il riguardo di darvi la precedenza? Ve la darò, ma allo stesso prezzo. Non capisco. Mi spiego. Valgo almeno quanto le vostre sgualdrine? Siate sincero. 1000 volte di più. Anche più della migliore? 1000 volte. Allora ditemi, quanto v'è costata la migliore in 3 mesi? Non vi capisco più. Voglio dire, quanto v'è costata in 3 mesi la più bella delle vostre amanti? Fra denaro, gioielli, pranzi, cene, teatri e via dicendo. Insomma, il mantenimento completo. E che ne so? Male, dovreste saperlo. Facciamo un prezzo medio, modesto. 5.000 franchi al mese. Ci siamo o no? Sì, più o meno. E allora, amico mio, datemi subito 5.000 franchi e sarò vostra per un mese, a partire da stanotte. Siete matta? La prendete su questo tono? Buonasera. La contessa esce, va in camera sua. Il letto è preparato per la notte. Nella stanza è percepibile un delicato profumo che impregna le tappezzerie.
Il conte si affaccia sulla porta. Che buon odore! Davvero? È il solito. Ho sempre usato pelle di Spagna. Strano. Comunque è eccellente. Può darsi. E adesso fatemi la cortesia di andarvene, perché vorrei andare a letto. Marguerite, andatevene. Avanza nella camera e si siede su una poltroncina. Ah sì? Peggio per voi. Si toglie con calcolata lentezza il corpetto, lasciando nude le candide braccia. Le solleva sopra il capo per sciogliersi i capelli davanti allo specchio. Tra una spuma di merletti qualcosa di roseo appare sull'orlo della busta di seta nera. Lui si alza di scatto e va verso di lei. «Non avvicinatevi, o mi arrabbio sul serio!» La prende tra le braccia e cerca le labbra di lei. Lei, chinandosi rapida, afferra sulla toeletta un bicchiere d'acqua profumata per sciacquare la bocca e da sopra la spalla la butta in faccia al marito. Lui, sollevandosi gocciolante e furioso, «Che stupido modo di comportarsi!» «Può darsi, però conoscete la tariffa. 5.000 franchi!» «Ma è un'idiozia!» «Perché?» «Come perché? Un marito dovrebbe pagare per andare a letto con sua moglie?» «Che brutte parole!» «D'accordo, ma ripeto che è da stupidi pagare la propria moglie, la propria moglie legittima!» «Ma è ancora più da stupidi, quando si ha una moglie legittima, pagare le sgualdrine!» «Sarà, ma non voglio coprirmi di ridicolo!» Lei, sedendo su una chaise longue, si sfila lentamente le calze di seta, rovesciandole come una pelle di serpente. La gamba rosea esce dalla guaina color fucsia e il bel piedino poggia sul tappeto. Lui, avvicinandosi con tenerezza, «Che strana idea vi è venuta in mente!» «Quale idea?» «Quella di chiedermi 5.000 franchi!» «È una cosa naturale. Siamo o non siamo due estranei? Voi mi desiderate, ma non potete sposarmi perché siamo già sposati. Perciò non vi rimane che comperarmi, a un prezzo inferiore alle altre. Riflettete, questo denaro, invece di finire tra le mani di una donnazza qualsiasi, che ne farebbe chissà cosa, resta in casa, in famiglia. E poi cosa c'è di più spassoso e di più originale per un uomo intelligente che pagarsi la propria moglie? Gli amori illegittimi, voi li apprezzate di più quando li pagate cari, carissimi. Adesso voi date al nostro amore legittimo un nuovo valore, il gusto del vizio, un fascino inaspettato e licenzioso, riconoscendogli una tariffa, come per un amore prezzolato. Non siete d'accordo? Si alza e seminuda va verso lo spogliatoio. E ora, signore, andate via, oppure chiamo la cameriera. Lui, perplesso e scontento, la guarda e le butta in faccia sgarbatamente il portafogli. «Canaglia, prendili, sono 6.000. «Ma bada!» Lei, raccogliendo il denaro e dopo averlo contato lentamente, «bada, che cosa?» «Non ti ci abituare!» Lei scoppia a ridere e avanza verso di lui. 5.000 al mese, caro signore, altrimenti vi rispedisco alle vostre sgualdrine. E se resterete soddisfatto, vi chiederò un aumento».